con il Cesena. Cos'è che evita questa a Ravenna di essere più costante nelle prestazioni e nei risultati? Se lo sapevo, se avessi saputo questa mancanza, probabilmente io ribadisco un concetto che poi è questa categoria, l'ho già detto e lo ribadisco, vorrei che qualcuno mi ascoltasse, qualcuno, non siete né voi né la mia società né altri, chi decide di fare i calendari e chi decide di mettere insieme un certo tipo di competizione. Noi non siamo il Milan, non siamo la Roma, noi non siamo la Serie A, noi siamo la Serie C. È un professionismo completamente diverso, dove giocare ogni tre giorni è impossibile per noi, per il Cesena, per tutte le squadre, a parte forse la Triestina e il Vicenza o poche altre. Le rose sono quelle che sono, quindi è inutile continuare a insistere. I ragazzi sono a rischio infortunio sempre, i miei e quelli degli altri. Credo che un campionato come la Serie C non debba avere dei turni infrasettimanali. Detto questo, che esula dalla prestazione della partita, che secondo me è stata principalmente una bella partita. Mi auguro che non sia successo niente fuori, al di là degli sfottò, quindi vuol dire che è stata una giornata di festa, e questa è, credo, la vittoria di tutti, la vittoria di due città che hanno fatto fronte a un derby sentito. Si sono presentati in massa i tifosi del Cesena così come i tifosi del Ravenna, quindi credo che oggi sia stata la vittoria dello sport, la vittoria di tante, al di là del risultato. La partita è stata secondo me piacevole, combattuta, possiamo dire alla fine che abbiamo avuto un tempo a testa. Il primo tempo Ravenna ha fatto meglio, il secondo tempo Cesena, anche in virtù del fatto che noi fisicamente siamo calati, però il Cesena nel secondo tempo ha fatto meglio, quindi alla fine il risultato è anche giusto, ma nessuna delle due ha rinunciato a provare a vincerla fino all'ultimo minuto. Quindi va bene, la prestazione c'è stata, ce la teniamo stretta, dobbiamo proseguire e dobbiamo partire da questo presupposto. L'unica cosa che posso dire a risposta di quello che mi ha detto è che io ai ragazzi ho semplicemente detto che questo spirito agonistico non deve mai più mancare, indipendentemente da chi affrontiamo, perché per avere questo spirito agonistico bisogna portare 4.000 tifosi nostri allo stadio. Io ci provo a chiederglielo, ma non so se sarà facile. Quindi se vengono, mi viene da dire ai miei tifosi: guardate che se siete in 4.000 i miei ragazzi danno di più. Non lo so, non è vera neanche questa. Oggi evidentemente gli stimoli, come dicevo in prepartita ieri, gli stimoli non sapevo che non sarebbero mancati, e credo che la mia squadra è stata, soprattutto all'inizio, soprattutto il primo tempo, sono stati aggressivi, compatti, credo che abbiamo avuto dei ritmi molto molto alti. Dopo, nel secondo tempo, abbiamo pagato anche la terza partita in 8 giorni, quindi il Cesena è venuto fuori, ci ha messo in difficoltà, siamo stati bravi comunque a ribattere colpo su colpo. Ecco, evidentemente mette anche molto in difficoltà lei nelle sue scelte quando si rivede una rosa all'osso praticamente. Sì, nel senso che, ma non siamo i soli messi così, onestamente. Sì, noi abbiamo purtroppo abbiamo subito tanti infortuni, perché poi comunque è vero, secondo me siamo così perché manca Papa da tanto tempo, perché manca Martorelli da tanto tempo, perché manca Pellizzari. Insomma, credo che poi alla fine, in una rosa magari non grandissima, avere anche 3-4 infortunati per lungo periodo, è chiaro che poi nelle partite ravvicinate questa cosa si fa sentire, quindi ma va bene, cioè, nel senso, noi sappiamo qual è la nostra dimensione, dobbiamo essere coscienti di questo, non spaventarci quando le cose non vanno bene, perché magari la squadra può essere in fatica, perché magari la squadra non è che non ha stimoli, magari fa fatica ad esprimerli, perché magari ne ha spesi tanti nelle due partite precedenti. Ma non lo so se questa è la risposta giusta, io non faccio altro che farli lavorare, cercare di insistere su tutti i concetti validi, su tutte le cose che ci possono aiutare, mettermi a loro disposizione urlando perché voglio che facciano fatica durante la settimana,
e cercare di aiutarli a esprimersi al meglio, questa è l'unica. E i ragazzi, devo dire sinceramente, ne abbiamo anche parlato questa settimana, questa squadra si allena sempre bene, se qualcuno ha il piacere di venire a vedere i nostri allenamenti si può rendere conto che in effetti a questi ragazzi non si può rimproverare niente, perché si allenano sempre a 200 all'ora, sono sempre lì sul pezzo, attenti, concentrati. Poi a volte c'è la prestazione che magari viene meno, altre volte c'è l'avversario anche più bravo. Poi il gioco del calcio è poi fatto di queste cose. Noi dobbiamo solo insistere, continuare a lavorare. Vedo dei ragazzi che crescono, perché anche i nostri giovani che magari all'inizio dell'anno ci davano qualche preoccupazione, adesso cominciano a essere giocatori che comunque si stanno facendo valere, quindi aspettiamo anche ancora altri giovani che in questo momento magari hanno avuto meno spazio, ma che in futuro potranno avere tanto spazio, perché il campionato è talmente lungo che sicuramente ci sarà spazio per tutti. Vorrei chiedere una cosa, deve essere sincero comunque. Se riesco. Ha fatto una tabella lei delle prestazioni della squadra fino a questo momento? No, non ho fatto una tabella, cioè nel senso, in che senso? Quando abbiamo giocato bene e quando abbiamo giocato male? I punti che ha fatto contro avversari dove era forse impossibile fare punti, e ha fatto punti, quindi dovrebbe essere una pagella abbastanza positiva fino adesso per la squadra. Ripeto, io la squadra che abbiamo, credo che io e il direttore abbiamo costruito, sappiamo che squadra abbiamo costruito, con dei valori, abbiamo preso degli uomini principalmente che avessero certe caratteristiche come uomini, e poi dopo anche dal punto di vista tecnico abbiamo cercato di allestire una squadra più che dignitosa, perché sapevamo che questo campionato sarebbe stato un campionato molto difficile, dove bisognava lottare fino all'ultima giornata per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Questo è il nostro obiettivo principale, e siamo convinti fermamente che questa squadra possa battersi per questo obiettivo fino alla fine. Quindi dopo è chiaro, ripeto, sì è vero, abbiamo vinto con due squadre grandi, abbiamo pareggiato con il Cesena giocando bene, abbiamo perso con l'Arzignano ma abbiamo vinto con l'Imolese. Quindi voglio dire, anche lì sì, a volte si perde, a volte si vince, non è che quelle in basso sono come noi. Noi dobbiamo solo renderci conto che purtroppo a volte, mi viene da dire che anche l'anno scorso avevamo questo difetto, no? Tanto lo pensate anche voi. Il problema è nelle partite sporche, probabilmente noi non riusciamo a portare l'episodio dalla nostra e non riusciamo a invertire la rotta. Dobbiamo pensare di cominciare a essere bravi quando c'è una partita sporca, cercare di far scoccare quella scintilla che possa darci più, che ne so, linfa, energia, voglia di reagire, perché a volte, soprattutto io oggi, ho cominciato a urlare a un certo punto perché mi sembrava che la squadra si stesse adagiando ai ritmi del Cesena. Non so se era la squadra che si adagiava o se le energie venivano meno e non riuscivamo più a dettare. Poi dopo invece, preso l'1-1, tra l'altro anche in modo casuale, tra l'altro, perché comunque un cross lungo di là, come sempre noi prendiamo solo degli aerogol ultimamente, però ci sta, questo ha fatto un gran tiro e amen. Però da lì poi abbiamo reagito, abbiamo avuto un paio di occasioni, perché Purro ha tirato fuori credo di un palmo di mano dall'incrocio, Lora ha avuto l'occasione di là da calciare bene da solo e ha tirato alto, una mischia in area, una palla che è rimasta lì mezzo e mezzo che non siamo riusciti a metterla dentro, alla fine poi i presupposti per andare a vincere l'abbiamo creati. Dopo, negli ultimi 20 minuti ci sono mancate le energie e abbiamo un po' sofferto le iniziative del Cesena, ma ripeto, ci sta. Non mi sembra una squadretta il Cesena, mi sembra una buona squadra. A me. Il cambio di Selleri era previsto? No. Ci sono dei cambi previsti. No, vabbè, assolutamente. Proprio io faccio i cambi per quello che vedo al presente. Mi invece sembrava. Visto che Selleri, quando è finito in panchina, ha avuto una reprimenda o era una mia impressione? No, non ho capito. Lo hai sgridato, Selleri? No, urlavo, perché urlo sempre io, no, non c'è niente con Selleri, assolutamente, non è successo niente.
No, no, urlavo verso la panchina dicendogli cose riferite ai giocatori che erano in campo, che come per dire, cioè, facciamo questo errore, sempre lo stesso errore, perché allora mi ero girato verso la panchina per far capire a quelli che erano fuori che poi se loro si trovano in quella situazione non devono fare gli stessi errori, ma non avevo niente da dire. Ma sì, no, in quel momento mi sembrava stava sbagliando tanto per uno come lui, che invece è uno che ci dà qualità, e allora ho preferito mettere uno che avesse, cioè ho spostato Deramo perché avesse gamba, e mettere Papa, dare un po' di minutaggio a Papa che ci desse ordine. Papa è normale, è un po' in difficoltà, ma è anche 4 mesi che non gioca, e pian piano dobbiamo cercare di recuperarlo. Per far questo, mercoledì ha fatto un tempo, oggi ha fatto mezz'ora, però era solo quello. Cioè, Selleri è molto semplice da valutare. Selleri è un giocatore che ci dà qualità, che ci dà giocate, che ci dà l'ultimo passaggio. Nel momento in cui mi rendo conto che non riesce più a fare quello, siccome non è uno che difende tantissimo, allora a quel punto, se lui non riesce più a far quello, un po' perché la squadra non riesce a servirlo, a sostenerlo così, preferisco poi mettere uno che va a lottare piuttosto che richiedere a lui di fare la lotta. Ecco, era solo quello, ma non c'è, è una visione del momento della partita, basta. Va bene? Grazie a voi.